Quindi questa sinergia che si è sviluppata tra l'associazione ADIPA e altri gruppi è molto importante, speriamo che abbia un seguito anche nei prossimi anni. Quindi lascerei la parola a Maria Elena che può spiegarci meglio di questa GLAM. Grazie Rita. Sì, io sono la coordinatrice della Commissione Globalizzazione e Ambiente che fa parte della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Quindi noi come commissione siamo al servizio delle chiese che aderiscono, che sono rappresentate dalla Federazione. Questo progetto degli insetti impollinatori nasce quindi in ambito delle chiese. E in realtà nasce presso ECEN, la rete europea, cristiana europea per l'ambiente. E questo progetto, dicevo, è nato in un ambito di chiese. Noi come commissione abbiamo aderito ad un concorso promosso dalla Rete Cristiana Europea per l'Ambiente e ci siamo presentati con il progetto di corridoi per insetti impollinatori. Abbiamo sviluppato qualcosina iniziale per partecipare. Il concorso non l'abbiamo vinto, però noi diciamo sempre che abbiamo vinto molto di più di questo concorso. Abbiamo vinto la possibilità di vedere questo piccolo progetto espandersi e andare a unirsi ad arricchire altri progetti simili che già erano stati sviluppati in Italia. Quindi inizialmente nasce nelle chiese, si chiama Corridoi Ecumenici per Insetti Impollinatori, ma poi ben presto abbiamo capito che non si poteva continuare a pensare che questa rete che ha necessità di importanti ramificazioni e che deve creare delle strade da nord a sud, est a ovest dell'Italia, potesse essere gestita solamente dalle chiese a cui noi inizialmente ci eravamo rivolti. E quindi la domanda si è estesa, è andata ad incontrare tutta quella rete di simpatizzanti, di persone che per tanti motivi orbitano intorno ad una chiesa e si sono unite associazioni, si sono unite scuole, ma io direi che l'incontro più bello, l'incontro più proficuo dal punto di vista proprio della professionalità è stata l'opportunità, l'occasione che ci è stata data di conoscere ADIPA. E tutto il lavoro che è venuto in seguito oggi, diciamo in un certo senso, è qui sintetizzato. Siamo insieme per condurre questa conferenza. Ci saranno le esperienze delle chiese portate dalla GLAM, c'è l'esperienza sul campo di ADIPA e nello specifico di Paolo Versari. È stato prodotto a dicembre del 2022 uno stupendo manuale e tutto materiale che è stato distribuito, condiviso, che ha arricchito la conoscenza di chi ha voluto unirsi e sostenere questo piccolo progetto. Io vi ringrazio e passo la parola alle relatrici. Bene, allora Giulietta Mazzotta ci può raccontare dell'esperienza a Milano con la Chiesa Evangelica Metodista. Grazie, buonasera a tutti. Rita, ti farò un segno quando mi passi poi le slide. Sono Giulietta della Chiesa Metodista di Milano. È una chiesa evangelica che appartiene all'Unione Chiese Metodiste Valdesi e alla Federazione delle Chiese Evangeliche.
Non sono un'esperta, quindi vi porto però il percorso che ha fatto la nostra Chiesa, per aumentare la sensibilità delle persone, dei membri della Chiesa e dei loro amici vicini per la cura del verde e dell'ambiente. E come è stato svolto? Andando a creare un orto-giardino in un contesto assolutamente urbano, proprio nel centro della città. Vedete qui, siamo vicino al nuovo centro direzionale, grandi grattacieli, dove c'è ci sono i grattacieli del bosco in città e dove c'è la Biblioteca degli Alberi vicino a Porta Garibaldi, per chi conosce un po' la città, e di fianco vedete la nostra chiesa. Sullo sfondo, che si trova proprio in questo contesto cittadino, sullo sfondo si intravede lo spazio verde che abbiamo creato, che quindi è all'interno di un isolato, non è facilmente visibile dalla strada, lo si intravede passando sul marciapiede. E puoi passare avanti. Grazie. Ecco, aspetta, ecco la slide. Ecco, qui si vede esattamente il cortile dove abbiamo realizzato questo orto giardino. In origine è uno spazio quadrato di circa 20 metri per 20 ed è uno spazio in origine in cemento a gradoni perché è la copertura della sala dove si svolge il culto domenicale che si trova sottoterra. In basso a destra vedete la sala del culto. Ecco, la luce che si vede arrivare dai lucernari sopra corrisponde a quei quattro cupolotti che vedete invece con la vista dall'alto. Quindi in realtà questo giardino è assolutamente costruito su uno spazio duro, cioè non c'è la terra. E puoi andare avanti. La difficoltà era proprio quello di capire come poter attrezzare a verde uno spazio che nasceva come uno spazio ricoperto di guaine impermeabili, di cemento. Allora l'idea che abbiamo avuto è stato quello di utilizzare dei pallet, e qui li vedete rappresentati, dei pallet in parte utilizzati dal lato diritto dove fare i camminamenti, e in parte utilizzati, svoltati al contrario, leggermente modificati, rivestiti di tessuto non tessuto e di rete per poterci poi diciamo, mettere la terra dove coltivare le nostre piante e i nostri fiori. Vedete anche che sono stati posizionati dei piedini, diciamo, alla base di questi pallet, perché l'altro tema era che comunque bisognava garantire lo scorrimento dell'acqua sopra le guaine impermeabili, non potevamo bloccare questo scorrimento e quindi ci siamo pensati di tenere questi pallet così sopraelevati e in effetti il sistema funziona abbastanza bene. Puoi andare avanti. Ecco qua. Allora, questa costruzione è stata fatta completamente da volontari, membri della chiesa, simpatizzanti, anche ragazzi migranti che erano seguiti presso la nostra chiesa hanno dato una mano. È stato un lavoro che ha occupato ovviamente dei sabati e delle domeniche, ma alla fine siamo riusciti diciamo, a mettere insieme tutto. E quali erano gli obiettivi che abbiamo avuto fin dall'inizio? Innanzitutto c'era un obiettivo sociale, che era quello di avere, invece che quel brutto cortile, avere uno spazio a verde che potesse essere partecipato e condiviso tra tutte le persone. E poi c'era anche un obiettivo tecnico, perché questa copertura creava veramente un'enormità di calore che d'estate saliva verso il palazzo ed era veramente fastidioso. E devo dire che invece ricoperto di pallet di verde ha funzionato come mitigazione di questo effetto calore. Non solo, ma anche, diciamo, funzionato come mitigazione del deflusso delle acque. Quando pioveva forte e c'era questa copertura vuota, avevamo sempre degli intasi nella fognatura, cioè si riempiva soprattutto con queste appunto bombe d'acqua temporali e ci si intasava tutto.
Da quando abbiamo i pallet e la terra, una parte dell'acqua viene assorbita provvisoriamente dalla terra, viene rilasciata lentamente e quindi ha migliorato anche il funzionamento degli scarichi. Ma puoi andare avanti. L'obiettivo ancora più importante per noi era quello di proporre a tutti quello che è la cura del creato. Un tema biblico è proprio quello dell'occuparci, ognuno di noi si deve occupare del proprio pezzettino di creato, del proprio ambiente per salvaguardarlo. Ecco, questo era il modo per noi che siamo milanesi, quindi inseriti nella città con pochissimo verde, era il modo di avere un pezzetto di verde, un pezzetto di terra per occuparcene e per cercare di mantenerlo in buona salute. Non solo, ma in questo percorso abbiamo incontrato sulla nostra strada la GLAM che nel frattempo stava mettendo a punto questo suo progetto dei corridoi ecumenici e quindi ci siamo affiancati, poi integrati in questo obiettivo perché era evidente che questo orto diventava per la città di Milano un punto di appoggio proprio per questi passaggi sia di uccelli sia di insetti. E devo dire, noi l'abbiamo costruito 7 anni fa e da allora sempre più, in particolare nel periodo estivo, vediamo un gran numero di insetti e anche di uccelli che prima no, non c'erano. Qual è stata poi la scelta diciamo, tattica? La scelta tattica è stata un po' complicata perché i pallet hanno a disposizione una profondità di 20-25 centimetri e quindi diciamo che le coltivazioni sono limitate da questa, diciamo, piccola disponibilità di terra. E quindi abbiamo anche integrato con dei vasi, ne vedete nelle immagini alcuni, dei vasi un po' più grandi, per poter mettere delle piante che andassero un pochettino più in profondità. Allora, qui io ho preso alcune delle immagini, perché ovviamente ne abbiamo veramente tantissime, per farvi vedere quello che si riesce a fare anche con poca terra e anche in pallet. Allora, qui per esempio abbiamo una serie di ortaggi e di piante aromatiche. Piantiamo tantissime piante aromatiche, sia perché appunto sono funzionali diciamo, ad attrarre gli insetti, sia perché davvero danno un profumo in questo cortile che tutti possono assaporare, gustare passando davanti. Che cosa abbiamo? Abbiamo appunto la menta, l'erba cipollina, l'origano, i peperoncini, dei fagiolini, pomodori, ravanelli. Ecco, devo dire che non è che la coltivazione dà un'enormità di produzione, ma l'obiettivo è proprio quello di veder crescere le piante. In particolare in alto a destra vedete delle specie di cetrioli appesi. Questa qui è stata una pianta portata dai nostri membri filippini. La chiesa di Milano è una chiesa multietnica e ha persone che provengono da 80 paesi del mondo. Una grossa componente è la componente di fratelli e sorelle filippine. Ecco, loro per esempio hanno avuto un enorme piacere ad avere questo orto perché, questo me lo dicono in tanti, gli ricorda i loro piccoli appezzamenti che avevano nei loro paesi, dove finito di lavorare andavano a coltivare. Ecco, alcuni di loro mi dicono, mi sembra quasi di ritrovare un po' quella situazione lì. E hanno portato questo cetriolo che in realtà si chiama in filippino ampalaya e in inglese bitter melon, che è proprio tipico dei paesi asiatici o africani, e qui ha trovato il suo habitat perché tutte le estati viene ripiantato, ricresce e viene utilizzato per i pranzi comunitari. Ha diciamo, un sapore molto, molto forte e si usa per accompagnare appunto carni o frittate e devo dire che viene preso e utilizzato per farvi un esempio. Ma l'altra cosa che facciamo tantissimo è mettere anche tanti fiori, perché in questo cortile passano molti condomini che abitano nel palazzo
e che sono stati coinvolti nella cura dell'orto. Hanno delle zone di cui si occupano loro e devo dire che grazie all'orto abbiamo potuto costruire dei rapporti tra le persone che prima non c'erano. La nostra chiesa è all'interno di un condominio, i rapporti tra i membri di chiesa e i condomini sono veramente migliorati tantissimo per il fatto di lavorare gomito a gomito in diverse occasioni attorno alle piante e alla cura del verde. Ecco, qui vedete una serie di piante un po' prese, quelle che avevo, ma per esempio al centro si vede una buddleia che è stata scelta proprio, ce ne sono un paio proprio per attrarre le farfalle, ma vedete per esempio in basso a destra anche dei tulipani. Ecco, per esempio questi tulipani sono i primi fiori che riescono diciamo, a fiorire in primavera e facciamo una turnazione perché poi vengono tolti e al loro posto viene piantato qualcosa d'altro. In alto avete la zona delle piante grasse, che è la parte centrale più alta di questo giardino e dobbiamo completarla perché adesso è un po' così, la vedete un po' spoglia. E invece in alto a sinistra è di nuovo una pianta asiatica e non sono riuscita a rintracciare il nome. Ma esiste di diversi colori, è stata portata anche questo dalle Filippine, però abbiamo scoperto che è una pianta infestante, per cui adesso abbiamo tutto il giardino pieno di queste piante che spuntano ovunque e dobbiamo al contrario toglierne in parte. Ecco qui, questi sono alcuni degli scatti fatti dei piccoli, diciamo, impollinatori che abbiamo potuto osservare. Li osserviamo in particolare con i bambini che devo dire sono molto stupiti di poterli vedere così da vicino e vedere cosa fanno e come volano da un fiore all'altro. Sono arrivati un po' per volta e devo dire che proprio d'estate in particolare si sta in questo giardino e svolazzano da tutte le parti, no? È molto, molto piacevole. Ecco, questo è uno dei pochi bruchi che siamo riusciti a immortalare. In realtà i bruchi ci mangiano parte delle nostre piante, ma abbiamo deciso che lasciamo tutto così, non facciamo trattamenti e ci godiamo di come la natura evolve un po' da sola. Ecco, questa è un po' la scelta che abbiamo fatto. Queste sono invece alcune immagini di questo orto che noi chiamiamo spazio in movimento. In movimento perché in realtà ci lavorano veramente persone diverse in momenti diversi. Qui vedete per esempio dei membri, ecco, filippini, sopra c'erano dei membri ghanesi, ci sono i bambini della scuola domenicale, le chiese evangeliche hanno la scuola domenicale dove si insegna il catechismo. Ecco, all'interno del programma abbiamo inserito anche una parte di cura di semina, di cura del verde, vedete che stanno lavorando. In particolare nella Chiesa Metodista diamo ospitabilità anche a una scuola per minori stranieri non accompagnati, la scuola si chiama SNADA. E anche loro, nel loro programma hanno inserito delle parti di cura di una piccola zona e questi ragazzi minori anche loro hanno il piacere, non è tanto il risultato che si ottiene, ma il piacere che hanno loro nell'uscire, nel mettersi i guanti, nel lavorare nella terra. E poi anche sono tutti contenti se vedono, puoi spuntare qualcosa. Sono ragazzi grandi, hanno adolescenti e nonostante questo hanno piacere e trovano, diciamo, una gratificazione anche nel lavorare un po' di terra. Questo è un po' un momento di festa, ci sono condomini e membri di chiese appunto mischiati, perché questo spazio viene utilizzato anche per piccoli momenti di convivialità, in estate degli aperitivi, abbiamo fatto un piccolo concerto, quindi diventa anche uno spazio di vita. Ecco, altre immagini per rappresentare un po'
la diversità delle persone che girano attorno a questo spazio, appunto, membri stranieri, bambini, vedete anche anziani, che curano, ecco, io coordino un po', diciamo un po' tutti gli interventi su questo spazio, perché è evidente che non è che uno può andare sul lavoro dell'altro, bisogna comunque avere un minimo di coordinazione. Però nell'insieme diciamo che alcune volte con errori e tentativi, però nell'insieme sta funzionando abbastanza bene. E concludo dicendo che dove non c'era nulla, dove c'era il cemento, siamo riusciti ad avere uno spazio verde partecipato e il verde, devo dire, cammina anche da solo. Nel senso che noi possiamo lavorare soltanto il sabato e la domenica, io ci vado una volta alla settimana infrasettimanale, ma in realtà questo spazio per fortuna è organizzato in modo da non richiedere una cura costante giornaliera, perché sarebbe per noi impossibile. Il verde quindi delle volte fa un po' quello che vuole lui, però comunque ci dà il piacere poi di vedere come cresce e quello che crea. E direi che ho finito e volevo fare un ringraziamento a Paolo Versari in particolare perché abbiamo potuto utilizzare il suo manuale, quello che è stato creato insieme alla GLAM, ci è stato di grande aiuto per cercare di capire un po' meglio. E siamo sempre, diciamo, stiamo imparando. Appunto tra errori e studi, e quindi andiamo avanti così. Buonasera, grazie e passo la parola. Allora, grazie Giulietta, ci sarebbero tante cose da dire, soprattutto un complimento da parte di tutti per quanto ci hai raccontato, perché sei stata in grado di renderci partecipi di questa avventura, di questo percorso e vedere persone che lavorano insieme, ecco, crea un ulteriore valore aggiunto al giardino. Posso dire, E magari assolutamente. lasciamo la Dopo, fine un po' le valutazioni, lascerei la parola ad Annette per l'esperienza di Napoli. Allora, mi collego al video e vi chiedo gentilmente una conferma se lo vedete partire. sì, va bene. Mi presento al momento, Rita? Sì, Sì, certo, vai pure. grazie. Prego. Mi sentite? Sì, vai pure, Annette della Chiesa Luterana di Napoli. Sì, allora io rappresento infatti la Chiesa Luterana di Napoli e d'Italia alla GLAM e sono anche incaricata della rete per l'ambiente della nostra Chiesa, che a sua volta ha 11 referenti in diverse comunità luterane in Italia. Quanto ho saputo del progetto della GLAM sui corridoi ecumenici per impollinatori, mi sono subito interessata e ho anche coinvolto tre altre comunità, oltre alla mia di Napoli, anche a Firenze, dove hanno già dei alveari, a Verona, dove gestiscono un giardino che viene curato dalle famiglie, e a Trieste, dove addirittura abbiamo dei alveari che sono sopra la torre campanara della Chiesa Luterana. Io a Napoli gestisco da anni il giardino della nostra comunità e da quanto sono in contatto con la GLAM e il progetto, ho naturalmente anche aggiunto delle piante che sono più adatti per i pollinatori. E in questo contesto ho fatto, insieme con l'aiuto tecnico di Monica, un video che adesso vediamo.
Salve, mi chiamo Annette Bruno e sono incaricata per l'ambiente della Chiesa Luterana d'Italia e componente della GLAM. Mi trovo in mezzo alla bella e antica Napoli, precisamente nel giardino della comunità luterana. Da poco la nostra comunità ha deciso di aderire ad un progetto europeo interessante. Realizzare un giardino in difesa degli insetti impollinatori che stanno gradualmente scomparendo Anche in una tutto base il diversa. mondo a causa della distruzione dei loro habitat naturali. Considerando che il 90% delle piante da fiore ha bisogno di essere impollinato per produrre frutti e semi, vale la pena approfondire e capire meglio. La capacità di stabilire sinergie tra piante e animali impollinatori è una delle ragioni del successo evolutivo delle cosiddette angiosperme. Per questo, la presenza di questi animali impollinatori è indispensabile per la conservazione della biodiversità, la resilienza degli ecosistemi e per assicurare cibo agli animali. Inclusi noi esseri umani. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che il 75% delle principali colture agrarie dipende proprio dal loro lavoro e ci verrebbe quindi a mancare nel caso di una loro drastica diminuzione. Normalmente nelle città si trovano pochi spazi verdi che per di più non sono quasi mai stati progettati per essere adatti agli insetti impollinatori come api, melliferi, bombi, farfalle, falene, eccetera. Lo stesso vale anche per insetti utili come coccinelle, forbicine, crisope, sirfidi, eccetera, che possono addirittura proteggere le piante da attacchi parasitari. Gli spazi verdi privati e pubblici spesso vengono gestiti secondo aspetti puramente estetici o funzionali ad una facile manutenzione. Creare i corridoi ecologici attraverso le zone fortemente urbanizzate significa arredare il verde in funzione dei bisogni dei cosiddetti insetti buoni. È fondamentale per la loro sopravvivenza. Vediamo come possiamo intervenire. È importante fornire nettare e polline in abbondanza attraverso il semplice atto di creare aiuole e siepi con fiori colorati e profumati fra la primavera e l'autunno. Si consiglia di scegliere possibilmente specie autoctone. Si possono anche seminare grandi superfici con fiori salvatici che però non vanno falciati prima che sia conclusa la fioritura. Inoltre, è fondamentale di utilizzare solo trattamenti ecosostenibili. In Germania, una sorprendente ricerca scientifica ha evidenziato che l'attività dei impollinatori, specialmente di bombi e api, è più efficace in città che nei spazi agricoli circostanti, dove ormai, per la presenza di monoculture, c'è molto meno varietà di piante fiorite e dove si usano anche più trattamenti chimici che in città. Questo risultato ci mostra l'importanza di creare aree verdi adatte alle loro esigenze, sia nelle zone agricole che nelle zone urbane. Creare collegamenti che permettono specialmente a bombi e api, che sono dotati di un buon senso di orientamento, di spostarsi facilmente tra campagna e città, trovando strada facendo quello che gli serve per vivere. Infatti,
Ci sono già delle città che prestano molta attenzione a questo aspetto. Oltre a polline e nettare, serve un luogo per il riposo e per la riproduzione. Una soluzione può essere il cosiddetto albergo per insetti buoni o bug hotel. Lo scopo è quello di imitare ripari naturali che si trovano con più difficoltà in città, creando una sorta di oasi di pace, una casetta con una varietà di anfratti creati con diverso materiale per le loro varie esigenze. Vediamo come si possono costruire. Si inizia con una scatola di legno non trattato. Per costruirla servono i seguenti materiali e attrezzi: una tavola di legno di circa 1,5 cm di spessore, 1 metro, una matita e una sega. Per levigare i bordi, la carta vetrata, viti o chiodi per assemblare il tutto. Poi si può riempire il primo settore con pezzetti di canne che sono aperti davanti e chiusi dietro. I fori possono avere diversi diametri tra 4 e 12 mm. In alternativa si può forare con un trapano un pezzetto di tronco. In un altro settore si possono inserire cocci di terracotta, paglia, pigne, corteccia, eccetera. Infine, i materiali che vengono inseriti devono essere protetti da una retina in ferro. È importante che le maglie hanno un diametro di 1,5 cm, 2 cm, per permettere agli insetti di passare. Il tetto, inoltre, deve proteggere e riparare gli insetti in caso di pioggia. Come materiale potrebbe andare bene delle tavole di legno che vengono poste inclinate, oppure una tegola o altro materiale di recupero impermeabile. Poi la casetta va fissata bene ad un albero o un muro in un luogo orientato verso sud ad un'altezza di circa 1,5 m, in un luogo tranquillo, luminoso, in penombra, riparato dal vento e non troppo frequentato da persone. Ancora un consiglio. Meglio distribuire diverse cassette piccole invece di una grande. Per ultimo, considerate che ci vuole un po' di pazienza affinché arrivino i primi ospiti. Secondo le loro necessità, si sceglieranno l'ambiente giusto. Prima o poi sarete ripagati del lavoro fatto. Costruire un albergo per impollinatori insieme ad altre persone, anche con bambini e ragazzi, è un modo per essere creativo e avvicinarli al tema del rispetto verso la natura e la salvaguardia del creato. Inoltre, può diventare un'idea regalo originale ed ecosostenibile. Lo scopo è di sensibilizzare sempre più persone e ingrandire la rete di corridoi ecologici. Per avere veramente effetto, ci vuole il contributo di tante persone. Ancora aggiungere che ho trovato dopo in un contesto di un progetto che ci è stato finanziato dalla Chiesa Luterana Mondiale di realizzare con dei giovani proprio dei laboratori sul tema dei impollinatori e della biodiversità che abbiamo
Infatti, qui è una foto del mio gruppo a Napoli e c'erano anche dei workshop a Verona e a Trieste e abbiamo realizzato con i ragazzi, in questo caso a Napoli, queste case o alberghi per impollinatori e sono stata veramente molto positivamente sorpresa dell'entusiasmo che hanno messo, entusiasmo e fantasia che hanno messo i ragazzi in questo lavoro. Bene, questo è tutto da parte mia. Grazie. Allora, grazie Annette per la tua testimonianza e anche per il tutorial che diventa una proposta anche per fare un regalo di Natale. Perché no? Bene, Originale. originale e utile. Grazie. E Grazie. direi che passiamo a Monica De Paolis con l'esperienza di Bologna. Buonasera a tutti. Io che dire, io quando vedo gli altri e i video degli altri e raccontare le loro esperienze mi vedo più piccola. Però anche noi abbiamo una piccola esperienza. Io sono Monica da Bologna. Ho visto che nel gruppo c'è un certo Arcangelo da Bologna e sono contenta di vedere che c'è un bolognese. Io faccio parte della chiesa della comunità cristiana avventista del settimo giorno. Sono la moglie del pastore, ma sono anche un capo scout. E il nostro progetto nasce dagli scout. Diciamo che noi la GLAM l'abbiamo conosciuta con il progetto ECO e con Maura naturalmente ci conosciamo già da tempo e il senso di dovere e soprattutto nell'insegnare le cose più importanti ai ragazzi può partire dallo scautismo. Noi ci chiamiamo Scout, ma la nostra associazione si chiama AISA, che significa proprio AISA, Associazione Italiana Scout Avventisti, e puoi scorrere tranquillamente. La nostra, diciamo, no, per quanto riguarda noi avventisti, nasce tutto nel 1907, ci chiamavamo a quei tempi missionari volontari. E noi nasciamo naturalmente dal suo fondatore che è Baden Powell. Baden Powell è stato colui che ha creato lo scautismo, lo ha reso mondiale. E non ci sono soltanto cattolici o protestanti come siamo noi, un ramo di questa parte, diciamo, religiosa, ma ci sono anche scout, anche laici. Però ecco, lo scautismo è qualcosa che veramente è fondamentale per insegnare ciò che di più bello è la natura. E come dice Giulietta, noi sosteniamo molto il creato, anche noi, dal punto di vista non solo religioso, ma anche dal punto di vista proprio di persona che deve difendere ciò che di più bello ha e ciò di che più bello ci possa essere per i ragazzi. I ragazzi devono scoprire, questo è un piccolo insetto che un giorno un certo Paolo Versari ha portato ai nostri ragazzi, noi conosciamo Paolo, per noi è stata anche una fonte di ispirazione per continuare questo progetto perché Paolo ci ha fatto conoscere un mondo micro, piccolo. Ma straordinario. Noi come AISA, e puoi anche scorrere tranquillamente, pensiamo che sia fondamentale, seguire il principio, puoi andare anche avanti, seguire il principio delle mani, ecco, questo qua, i tre punti fondamentali dello scautismo, che è la testimonianza, il servizio e la natura. E come vedete, quello è il segno proprio distinguibile degli scout, il pollice che è il più grande aiuta il piccolo. Quindi è un elemento fondamentale per noi far comprendere a tutti quanti che c'è bisogno di conservare e di tutelare. Infatti se noi non conosciamo, non possiamo renderci conto della utilità e della tutela fondamentale che è la natura. Quindi abbiamo
voluto partecipare a questo progetto. Abbiamo un parco grandissimo nella nostra comunità e Paolo lo ha visitato. E queste sono le piccole piante. Ecco, qui siamo proprio con Paolo, che ci ha aperto il mondo delle farfalle, un mondo che appassiona molti ragazzi. E quest'anno devo dire che, secondo un suo piccolo consiglio, abbiamo avuto più farfalle. E Paolo, quando ha visto il giardino, ci ha detto: tenetelo anche un po' selvaggio questo giardino, non curatelo troppo, perché le farfalle, i lombrichi vivono sotto, vicino nella parte bassa delle piante. Effettivamente abbiamo lasciato una zona molto selvaggia e devo dire che quest'anno abbiamo avuto anche piacere vedere delle farfalle che non vedevamo. E quindi noi curiamo le piante, e ci sono molti insetti, ma il progetto Scout non finisce soltanto nel piantare piccole piantine, ma è da testimonianza anche nei dintorni della nostra comunità, perché noi da anni seguiamo il progetto Puliamo il Mondo e quindi lo abbiamo associato anche a questo progetto. Il nostro motto per noi è: se conoscere è utile, tutelare è fondamentale. Credo che sia fondamentale per tutti quanti noi proteggere ciò che abbiamo di più bello. Abbiamo piantato dei bulbi, abbiamo piantato dei ciclamini, dei giacinti. A noi nascono spontaneamente tarassaco, margherite, fiori di cicoria selvatica. Abbiamo piantato e sono nate anche le monete del Papa, queste piante un po' particolari. E abbiamo persino una pianta, io Paolo non te l'ho fatta vedere, che è una bellissima pianta, si chiama la liquidambar, che è una pianta usata proprio dagli antichi egizi e dai fenici, proprio perché le sue foglie, che sembrano le foglie di un acero, viene utilizzata questa pianta come espettorante. Abbiamo scoperto tantissime cose su questa pianta. Te la volevo far vedere, ma la prossima volta spero che tu possa essere con noi, perché così ti possiamo far vedere ciò che abbiamo piantato. Naturalmente noi siamo circondati dal verde, e questo lo dobbiamo anche un pochettino al comune, di Bologna. Gli scout, naturalmente, quando si impegnano in qualcosa, ricevono qualcosa. E nella loro formazione raggiungono un obiettivo, la specializzazione. Quelle col triangolino sono per i più piccoli, i ragazzi che si chiamano tizzoni dai 6 agli 11 anni, e quelli un po' circolari sono quelli che ottengono gli esploratori, che vanno dai 12 ai 15 anni. Ogni scout quindi si prepara e conosce, quindi deve conoscere le farfalle, come mangiano, come vivono, come crescono, i tipi di piante. Tutto questo porta a una formazione e naturalmente il raggiungimento è questa patch, che viene poi consegnata a una cerimonia ufficiale di investitura da parte di un capoguida. Io sono capoguida e quindi ho il distretto sia di Bologna, Forlì e Cesena. E io credo che possiamo concludere con un motto di Baden Powell, che dice: se riusciamo a lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato, sicuramente faremo una buona cosa. Queste sono le fotografie dei ragazzi con le macro. Abbiamo utilizzato delle apparecchiature anche professionali per far vedere ciò che riesce a produrre il nostro giardino. E grazie a Paolo per il suo impegno, grazie a Maura e Maria Rosa e tutti quelli della GLAM che ci hanno fatto anche un po' entrare a piccoli passi nel loro mondo. Bene, grazie Monica per quest'altra testimonianza. Direi che abbiamo veramente una grande biodiversità in quello che ci avete raccontato, sia per gli aspetti legati alla natura, agli insetti, agli impollinatori,
ma anche per quello che riguarda la diversità dei gruppi che avete coinvolto, quindi dalle persone che frequentano le vostre chiese, sto pensando a Milano, i condomini, sto pensando ai minori non accompagnati che sono stati coinvolti, sto pensando a Napoli, sto pensando anche ai tuoi ragazzi, ecco, che si impegnano e che saranno sicuramente dei cittadini attenti quando cresceranno. Quindi ancora grazie per queste testimonianze. Allora, io direi di passare anche alle domande se ci sono, proprio Ci deve perché qualcosa. abbiamo anche Paolo Versari che può rispondere alle precisazioni e volevo approfittarne subito, spudoratamente, abusando del mio potere, per chiedervi delle difficoltà, perché immagino che abbiate dovuto incontrare anche delle difficoltà per fare partire questi progetti. Ecco, avevo questa domanda da fare non so se mi vuole rispondere una in particolare delle nostre persone che hanno raccontato la testimonianza, oppure se mi volete raccontare anche singolarmente le esperienze che in quali momenti hanno incontrato delle difficoltà. Posso rispondere per prima, così poi lascio la parola alle altre se vogliono rispondere. Noi sicuramente un po' di difficoltà un pochino le abbiamo, perché essendo noi tutti volontari come capi scout, i ragazzi sono piccoli e spesse volte vanno supportati e aiutati. Il giardino è grande e spesse volte abbiamo difficoltà a mantenere una certa attenzione da parte loro. Però io credo che se c'è un obiettivo nella testa di noi animatori, le difficoltà vengono superate, no? Dalla forza di volontà, perché rendere migliore un mondo nel piccolo è importante. Quindi sicuramente abbiamo avuto delle difficoltà e continuiamo ad avere difficoltà spesse volte a tagliare l'erba, a mantenere un po' di ordine. E abbiamo avuto anche delle piante purtroppo che si sono anche ammalate e quindi dobbiamo capire come mai e quindi poi dopo chiederò a Paolo. Grazie, grazie Monica. Se posso, io vorrei fare una domanda a Paolo, che ringrazio anche per le sue videoconferenze che abbiamo seguito, dove abbiamo imparato parecchio per il lavoro che abbiamo poi fatto nel nostro giardino. Se posso chiedere una informazione su questi bug hotel o queste casette per insetti, perché non abbiamo avuto, è vero che spesso io dico nel video che ci vuole un po' di pazienza, ma noi non abbiamo avuto un grande successo da questo punto di vista. Ma secondo me bisogna avere nel senso, pazienza, nel senso che ogni ambiente è diverso, le situazioni sono individuali proprio nei vari ambienti e comunque io ho visto anche nell'esperienza quando lavoravo all'Istituto Agrario prima di andare in pensione che ci vuole del tempo, ma dopo arrivano veramente, anche perché la bellezza di questi ambienti, io mi congratulo con tutti voi per quello che avete fatto, è quello che sono in continua evoluzione questi spazi. La bellezza della natura è che non è statica e quindi bastano pochissime, una condizione diversa del clima, un po' di vento, qualcosa che può modificare le situazioni, però è la bellezza appunto di questi ambienti che sono in evoluzione e che anno dopo anno maturano. Quindi diventano più complessi, si formano delle reti biologiche fra i vari componenti, sia animali che vegetali, perché sapete che spesso, soprattutto gli insetti, si evolvono assieme proprio alle piante, quindi crescono assieme. Quindi è veramente importante creare questi spazi e avere la pazienza di
osservare, di seguire l'evoluzione e la crescita. Bene, ma grazie. Arrivano perché loro, perché è anche molto, come in tutti gli esseri viventi, soprattutto negli animali, l'istinto alla riproduzione è molto forte, quindi loro cercano questi fori, questi spazi per poter andare a deporre le uova. Grazie. Prego. E comunque mi volevo veramente congratulare con tutti, perché è una bella soddisfazione e sono molto contento di avervi aiutato, e speriamo di continuare a collaborare assieme ad Adipa per fare queste reti, perché sono veramente importanti. Anche spazi piccoli sono veramente, formano una rete, per cui gli insetti, gli animali, ma anche la fauna minore trovano delle possibilità di spostarsi, di conquistare altri spazi, e lo si vede proprio, addirittura ci sono esperienze di giardini delle farfalle anche in balconi abbastanza grandi, anche quelli vengono colonizzati dagli insetti, perché soprattutto le farfalle hanno bisogno di fiori. Quando noi riusciamo a fornire tantissimi fiori, per addirittura da fine febbraio fino adesso con questo clima che sta cambiando in continuazione, e avendo gli adulti che arrivano, dopo si formano e fornendo poi le piante nutrici per i bruchi, partono tutti i cicli biologici delle varie specie, quindi ne arrivano e si vedono proprio. E poi la cosa bella, come dico sempre anche con gli studenti, è quello che dove ci sono le farfalle arrivano, ci sono le condizioni per arrivare anche tutte le altre specie che avevi menzionato anche tu, quindi coleotteri, sirfidi, litteri, imenotteri, quindi arrivano una quantità di specie veramente incredibile ed interessante. Poi si formano le catene alimentari, perché con tanto cibo, tanti insetti, arrivano anche tutti i predatori degli insetti, quindi anche non solo l'avifauna, arrivano gli uccelli, arrivano, è una cosa, arrivano i topolini, arrivano le lumache, arrivano le chiocciole, quindi si creano dei meccanismi veramente virtuosi, importanti. E poi la cosa bella anche è che soprattutto anche voi, il gruppo delle chiese evangeliste, quello di riuscire a coinvolgere le persone. Noi abbiamo anche qui alla Capazzona, che è una protezione di Castelfranco, un orto didattico naturale, dove la cosa straordinaria, in 3-4 anni, che persone che non si conoscevano prima e che si sono diventati amici frequentando l'orto assieme, ma anche di tanti paesi, e all'entrata dell'orto c'è una mappa del mondo con i punti, i pallini dove vengono dai paesi dove vengono e quelli che frequentano l'orto, che lavorano nell'orto, quindi è un aspetto non solo ambientale, anche sociale. E l'altra cosa che volevo molto sottolineare è quello che diceva anche l'ultimo intervento, la Monica, anche, ma tutti quanti, quello del conoscere utile, cioè il potere della conoscenza, perché facendo educazione ambientale, adesso che sono in pensione, che ho ancora più tempo, a Bosco Albergati abbiamo aperto l'aula nel bosco, e quindi dando le basi ai giovani e alle nuove generazioni, abbiamo una speranza per un futuro migliore per l'ambiente, perché sono loro che, dandogli le conoscenze, gli diamo l'opportunità per conoscere e per migliorare, per fare delle cose positive, al contrario di quello che stanno facendo gli adulti con la guerra e le guerre che stanno facendo in tutto il mondo. Volevo dire soltanto una cosa per far sorridere Paolo. Siamo andati a fare una passeggiata, un'escursione con i ragazzi, sì. E dietro un cassonetto abbiamo trovato dell'aloe buttata. Sì. Buttata così. I ragazzi ne hanno raccolte 6-7 e adesso abbiamo i vasi pieni di aloe. Quindi si stanno allargando anche in altri tipi di piante. Però dice, ma Monica, possiamo prenderli? Prendiamo, vediamo se riprendono. E hanno ripreso, effettivamente, abbiamo due piante che stanno riprendendo in maniera vigorosa. E la curiosità più bella è che abbiamo avuto un bruco sotto la pianta dei... adesso mi sfugge il nome, la pianta dei morti, come si chiama? Sì. Temi?
Crisantemi, abbiamo tre crisantemi, anche quelle l'hanno trovate vicino al cassonetto perché secche, le hanno riprese due ragazzi e sotto uno di questi vasi c'era questo bruco e si è mangiato tutte le foglie del crisantemo. Abbiamo capito che lì poteva esserci una farfalla ed è stato bellissimo. Ecco, una piccola escua. La cosa bella è quello di vedere anche, soprattutto le piante hanno delle possibilità straordinarie di resistenza, di sopravvivenza, ma come fanno anche gli insetti di adeguamento. Volevo sottolineare con un altro aspetto di come le piante stiano molto più rapidamente del regno animale e dell'uomo adeguandosi ai cambiamenti climatici. Noi in questo bosco di pianura che abbiamo di 40 ettari a Bosco Albergati, stiamo vedendo, ma anche in altre realtà della pianura, che è la Parnia, la quercia di pianura, anche piante secolari stanno morendo di sete, perché quando furono piantate decine di anni fa c'era la parda a 2 metri, 1,5 metri di altezza e non hanno sviluppato radici in profondità. Adesso le falde si sono abbassate a 10-15 metri e queste piante stanno morendo praticamente di sete, si seccano perché non riescono, non hanno più da bere. E sta avanzando molto rapidamente, altre specie stanno avanzando, tipo il cerro, che è una quercia Mediterranea. mediterranea di media collina, o addirittura la roverella, scusate, che è la quercia che vive in mezzo ai calanchi, in pieno Sì, sole, quindi xerofila. praticamente non ha bisogno di acqua e sta prendendo il posto della Parnia perché è molto più resistente. Quindi le piante si stanno adeguando in un modo rapidissimo ai cambiamenti climatici, perché sono esseri viventi straordinari anche loro. Noi stiamo perdendo gli abeti, due abeti sono morti, no, non sappiamo da che cosa, però Di sete, grosso, sete. muoiono di sete perché non è il loro ambiente e con questi cambiamenti climatici viene ancora più sottolineato che non è il loro posto. E quindi sono dagli anni 2000. Ogni anno d'estate muoiono tutti, gli abeti stanno morendo tutti in pianura perché non hanno abbastanza acqua. E poi ancora sempre più caldo, anche il caldo è una sofferenza estrema per queste specie che sono abituate, dovrebbero vivere in media o alta collina e montagna, quindi proprio non ce la fanno qui da noi. Posso fare io una domanda? Sì, prego. Alle relatrici, in queste esperienze che avete condotto, avete mai provato a produrre le piantine in modo autonomo e a fare la raccolta dei semi? Oppure le piantine sono tutte acquistate, diciamo, sulla rete, commerciale? Allora, noi le piantine, ecco, come hanno fatto con l'ultima escursione che le hanno trovate, hanno trovato queste piante, alcune sono state comprate, sì, però per esempio alcune piante, togliamole una parte, ad esempio le piante grasse, ecco, quelle con le foglie, riusciamo a far crescerle nei piccoli vasi. Alcune facciamo proprio dalla pianta la tiriamo e la seminiamo. Con i semi no, questo ancora no, perché noi più che altro usiamo più che altro bulbi. Però ecco, per esempio c'era una pianta, adesso mi sfugge anche il nome, che abbiamo piantato e lascia dei semi, noi la chiamiamo la pianta di Maria, che è una semigrassa che fa dei fiorellini tutti viola. A Bologna si chiama così, la pianta di Maria. Quando si secca, ci sono dei semini sopra, ecco, quelli vengono raccolti da tutti i ragazzi e vengono poi presi dei vasetti e piantati all'interno. E devo dire che da una piccola pianta adesso abbiamo 5 vasi grossi, giganti, che sono all'entrata della chiesa. Posso rispondere io? Noi fin dall'inizio abbiamo cercato sia di utilizzare i semi che le piante, i fiori producevano, dove ovviamente si potevano prendere, perché non tutte sono
producono semi facilmente prendibili, ma abbiamo anche usufruito dello scambio dei semi. Abbiamo la fortuna di avere nello stesso quartiere un altro orto urbano che si chiama Pepe Verde, che è proprio a pochi isolati di distanza, è anche quello un orto cittadino del quartiere. E ci sono proprio dei mercatini di scambio di semi a cui abbiamo partecipato e poi devo anche ringraziare per esempio Maura che ci ha spedito dei semi di Adipa lunigiana per 2 anni consecutivi, li abbiamo utilizzati per i fiori e ne ho ancora qualcuno, quindi effettivamente gli acquisti sono ridotti. Da quest'anno un membro di un'altra comunità, non metodista, ma un membro di una chiesa battista milanese, è un insegnante di agraria in un istituto tecnico di agraria e lui in primavera ci fa le piccole piantine di pomodori piuttosto che di fagiolini e poi riusciamo a piantare quelli. Quindi in realtà, la parte acquistata è proprio la minima parte. Abbiamo per esempio comprato i limoni. Perché partire si può fare, però ci vuole molto tempo. Però stiamo cercando di utilizzare appunto anche noi i semi. E poi devo dire che, per esempio, i bambini adorano fare la riga nella terra e di piantare i semi, vederli piccoli, vedere spuntare le piantine. Un neo è che quando le piante sono molto piccole dobbiamo proteggerle con delle reti perché le prime volte venivano mangiate dalle lumache. Cioè facevamo tutta la nostra semina, appena uscivano. Quest'anno abbiamo piantato così, proprio dal seme, delle barbabietole, non delle barbabietole, sì, barbabietole mi sembra, no scusate, del rabarbaro, e devo dire che non appena spuntato, credo che fosse qualcosa che piaceva tantissimo alle lumache, hanno mangiato tutto. E quindi questo tema delle lumache ce l'abbiamo, ma nello stesso tempo non vorremmo ammazzarle. E quindi ci dobbiamo studiare un modo per non fargli mangiare tutto l'orto. E approfitto per dirvi delle difficoltà. Allora, a Milano città una difficoltà è dove portare lo sfalcio, perché non è un campo dove uno dice faccio del compostaggio oppure accumulo, ma bisogna portarlo alla discarica. Quindi bisogna prendere lo sfalcio, quindi le erbacce e tutto, caricarle in macchina, portarle fino alla discarica ed è un lavoraccio che facciamo diciamo, ogni mese abbiamo i nostri carichi per la discarica. E però non esistono, diciamo, la città non si è attrezzata con dei centri, diciamo, di raccolta e di riuso degli sfalci. Vengono portati a discarica e poi credo che vengano mandati agli inceneritori. E questo è un tema. Va bene, poi non vi dico altre difficoltà. I nostri pallet, che non erano di legno non trattato volutamente, dopo 4 anni alle intemperie si sono sfasciati completamente e quindi abbiamo dovuto sostituirli. Abbiamo avuto la fortuna di vincere un premio lo scorso anno. Il Comune di Milano ha indetto un premio per il giardino pensile più bello e andava con votazioni delle persone. Abbiamo vinto il primo premio e ci ha dato la possibilità di avere una piccola somma di denaro che abbiamo investito a far rifare dei pallet ma con del legno trattato in autoclave, per cui dovrebbe resistere almeno per 10 anni. Devo dire che è stato un lavoraccio cambiarli tutti, ma anche qui le risorse sono state le persone. Abbiamo fatto appello ai membri della comunità che hanno veramente, si sono presentati in tanti, per un weekend abbiamo lavorato e siamo riusciti a sostituire gran parte dei pallet danneggiati. Il lavoro non è completo, ne mancano ancora alcuni, ma vedremo, diciamo, in primavera. E mi taccio lasciando spazio agli altri. Bravi, complimenti però, è il gruppo che funziona. È un peccato per un po', magari non riuscite con il comune, non hanno le campane, quelle anche per fare il compostaggio, perché voi non avete probabilmente molto materiale da No, non c'è, compostare. non esiste, il comune non è attrezzato. Peccato, peccato perché una città come Milano ce n'è del materiale, eh? Ce ne sarebbe.
da recuperare, che è un materiale prezioso quello. Io volevo dare una piccola testimonianza, se posso. Dunque, da un paio di anni, abbiamo preso un piccolo terreno e adesso, solo quest'anno, abbiamo cominciato a mettere, le mani sopra il casaletto per ristrutturarlo e quindi stiamo togliendo tantissimo materiale sia all'interno che all'esterno del casaletto. Ho avuto modo di vedere come veramente questi piccoli insetti trovano qualsiasi spazio per depositare le uova, per fare il proprio percorso di vita. È entusiasmante perché ogni volta che mi capita un pezzo di legno, non so, un vecchio mobile, comunque è pieno, pieno, pieno di bachi, di bruchi. E così via. Poi l'altra esperienza che vorrei condividere è che noi non abbiamo mai utilizzato insetticidi a protezione, diciamo, fra virgolette, della produzione. Abbiamo i noccioli, gli ulivi, ma ci troviamo immersi in una campagna dove invece l'utilizzo di insetticidi è molto molto alto. Abbiamo avuto modo di vedere che c'è una concentrazione sulla nostra terra di qualsiasi tipo di insetto, tant'è che più volte nel corso dell'anno abbiamo chiamato Paolo per chiedere aiuto, perché veramente abbiamo visto di tutto, anche con dei danni. Devo dire, l'orto quest'anno è stato completamente preso di mira dalle cimici di tutti i tipi, poi, verdi, marroni, grigie. E sì, il nostro progetto GLAM nasce per la biodiversità, nasce per l'amore per il creato, però devo dire che è una lotta veramente dura. Sono d'accordo perché sto facendo anche dei corsi per gli adulti di 2 o 3 serate anche sugli insetti e l'ho intitolato, come l'aveva citato Guido Grandi, che è stato uno dei più grandi entomologi italiani, che era di Bologna, un mondo nascosto di dominatori, gli insetti sono loro, che dominano. Quindi è una lotta impari. Io ho lavorato per 40 anni nell'istituto agrario. Mi sono appassionato degli insetti, ma è una lotta quotidiana per chi lavora in campagna contro gli insetti che si vengono a mangiare quello che dobbiamo raccogliere noi. Quindi è una bella, anche perché loro sono milioni e quindi come forza siamo minoritari, loro sono in tanti. Qualcuno riesce sempre a sopravvivere, anche chi usa i prodotti chimici, cioè non ci riesce. Quindi. Però dove si riesce a mantenere l'equilibrio, qualcosina pian piano. Il problema sono gli insetti che vengono da altri paesi, con la globalizzazione, le cimici, il calabrone, la popiglia, che già, Le le vespe, quel coleottero giapponese che in Lombardia sta distruggendo tutto, perché gli insetti nostri utili ci mettono un pochettino di tempo ad adattarsi, poi quando vedono che c'è tanto cibo a disposizione anche loro cominciano, è come anche nelle zone umide che sono infestate dal gambero rosso della Louisiana, gli aironi hanno cominciato a mangiarli e stanno aumentando di numero perché avendo tanto cibo nascono più pulcini, c'è un incremento della popolazione perché c'è proprio più cibo, quindi l'ambiente si adatta alle varie situazioni e ci vuole un po' di tempo, però parliamo sempre di numeri molto grandi e il problema sono sia gli animali ma anche le piante alloctone, quelle che vengono da altri ambienti che poi con questi cambiamenti climatici è un cataclisma. Loro, come abbiamo detto anche prima, si adattano molto velocemente, quindi ne avremo sempre in continuazione sempre di più di questi problemi.
È un problema che stanno lavorando anche a livello europeo, eh? C'è una commissione europea per il problema di piante e animali alloctoni per la gestione, per cercare di... Considerate che la zanzara tigre hanno valutato che può trasmettere 23 agenti patogeni pericolosi per l'uomo, solo la zanzara tigre. Infatti anche con le zanzare abbiamo avuto notevoli problemi, non sono mai morte, mai, e sono... Le temperature non muoiono. Ma poi portano infezioni, abbiamo visto che le punture portano infezioni importanti. Ci sono delle malattie tropicali molto pericolose che si stanno espandendo. Anche da noi in Emilia Romagna c'è l'USL che stanno monitorando un po' tutti i casi di queste malattie tropicali perché sono in espansione. Insomma, possiamo dire che hanno successo evolutivo questi insetti. Sì. Loro ne approfittano, sono condizioni sempre più favorevoli con queste temperature, ma anche anche qui da noi fino all'altro giorno c'erano 25-27 gradi con tutti gli insetti e le farfalle che mai viste prima in novembre, in ottobre, fino a ottobre, fino a novembre volare le vanesse, volare tutte le proprie. Ci sono, addirittura si vedono già ancora qui da noi in Emilia abbiamo diverse coppie, per esempio, di cicogne bianche che non migrano più, non vanno più in Africa perché non viene più freddo e hanno cibo anche durante l'inverno. Trovano cibo, quindi è una cosa incredibile. Vorrei ancora aggiungere, se posso, la mia esperienza a proposito della domanda di Maria Rosa, se non mi sbaglio. Noi abbiamo fatto nel nostro giardino anche delle talee, ma ho comprato anche delle piante nuove, ma ho anche fatto una esperienza in una parte del giardino dove ho pulito tutto e messo dei semi di fiori selvatici che si possono comprare ovunque, facilmente, e lì poi è spuntato un mix di diversi fiori, e la cosa importante è di lasciare queste piante, non tagliarli, così che i semi poi si possono recuperare, che o cadono direttamente per terra e rinascono poi la stagione successiva, o si possono anche raccogliere e poi riseminare. E questo è bello, diciamo, di lasciare una parte del giardino così fiorito e un po' selvaggio, come ha fatto anche Monica. Grazie. Il giardino naturale. Sì, il nostro è stato proprio selvaggio quest'anno, ma proprio alto, alto, molto alto. Perfetto. Però ha funzionato. Ma anche ci sono diverse città, anche Modena, stanno scegliendo delle aree pubbliche dove lasciare crescere in modo spontaneo. L'importante è spiegare alla popolazione con dei cartelli che è un progetto, che è uno scopo, non è un'area abbandonata, non è che i giardinieri non vogliono tagliare l'erba, ma ha lo scopo ben preciso. E la cosa importante che sta prendendo sempre più piedi in tanti progetti sia nazionali che europei è quello del coinvolgimento dei cittadini. Adesso tutti abbiamo il cellulare con le fotocamere ultra sofisticate, quindi fotografare gli insetti, mandarli ai centri di raccolta delle foto, e si riescono anche a scoprire, per esempio, specie che non si conoscevano, che non c'erano, quindi diventa un bel coinvolgimento di tutti i cittadini per conoscere il nostro ambiente, dove viviamo. Quindi dove si mandano? Ci sono, basta guardare su Citizen Science su Google, si trovano i vari gruppi che raccolgono le foto. Io non lo so nelle altre zone d'Italia, ma a Bologna per esempio c'è un'invasione delle cicale, cioè no. La zona dove sono io è in linea d'aria con gli aerei, vi assicuro che fanno più rumore le cicale che il passaggio dell'aereo quando ci sono. Ma questo è un'altra indicazione dell'aumento delle temperature, perché
la cicale proprio presente in pieno estate, in luglio pieno, quando c'è proprio molto caldo, e quindi loro si trovano benissimo, si trovano condizioni ottimali. Chiudiamo. Bene, Volevo allora solo, dopo vai, vai. leggere questo, volevo per chiudere questa bellissima serata in compagnia con voi, ho trovato una citazione che va benissimo per tutte le nostre attività. Dice: attrai, non inseguire. Se cerchi di inseguire le farfalle, queste voleranno via. Se passi il tempo a creare un bel giardino, le farfalle verranno da te. Ed è proprio vero, eh? È quello che stiamo facendo tutti assieme. Bene, Grazie. grazie. Lasciatemi solo aggiungere che come associazione ADIPA ci rendiamo disponibili, se volete, vi possiamo spedire alcuni semi per fare le esperienze con i vostri ragazzi o con le vostre famiglie all'interno di questi spazi verdi che avete creato, e oppure, soprattutto per Monica, con cui abbiamo maggiore vicinanza, possiamo fornirti anche delle piante rustiche, delle piante che riescano a resistere all'estate siccitosa. Non so se Maria Rosa vuole aggiungere qualcosa, se Maura Baldinini vuole aggiungere un suo pensiero. Per concludere, ditemi voi. Ringrazio tutti. All'inizio ero un po' perplessa su questa iniziativa, ma devo dire che invece si è rivelata una bella esperienza, soprattutto guardando il pubblico che è intervenuto, mi ha colpito che non ci sono solo i membri delle chiese, ma ci sono i soci delle nostre associazioni, ci sono anche persone che arrivano da altri ambienti e da altri tipi di impostazione, quindi vuol dire che c'è una sorta di sapere o conoscenza comune per nostra fortuna e che dobbiamo lavorarci insieme senza dubbio. E mi sembra bello appunto questa eterogeneità di persone, soprattutto in un momento come questo dove il mondo si sta tragicamente polarizzando con esiti purtroppo non prevedibili e sicuramente non belli per tutti noi. E quindi è stata una bella serata. Grazie a tutte. Sono contenta di aver in qualche modo contribuito. Anch'io voglio ringraziare tutti quanti e mi auguro che la collaborazione tra la Glam e Adipa possa proseguire. Grazie. Vedo anche il Lunardon che è apparso, l'esperto di Solanace. Dai, dici qualcosa, Maurizio. È stata una bellissima serata che è andata oltre le mie aspettative e spero che questa collaborazione possa proseguire, andare avanti e portare ulteriori frutti, insomma. Perché solo lavorando tutti insieme si potrà effettivamente ottenere dei risultati. Per cui grazie di tutte le esperienze che sono state portate stasera. Bene, allora con questo pensiero di gratitudine vi saluto tutti e ci Ciao. diamo appuntamento quando avremo altre esperienze da raccontare.